stato riaperto il tratto di strada di via Dante Alighieri, che era chiuso dal 2009 a causa del collassamento della tubazione fognaria. In questi anni si era assistito al palleggiamento tra la Gori e il comune di Sant'Anastasia sulle competenze di chi dovesse intervenire per commissionare i lavori di ripristino della strada. La questione si è poi risolta a seguito dell'insediamento dell'amministrazione di centrodestra di Carmine Esposito e del nuovo presidente della Gori, Maurizio Bruno. Dopo le innumerevoli istanze del consigliere della destra di Sant'Anastasia, Mario Gifuni, si è divenuti a fare appaltare i lavori che sono iniziati nel giugno del 2011 per essere completati entro il 23 di ottobre di quest'anno. Le polemiche per lo più sterili sulla vicenda dell'inizio e sul completamento dei lavori che si sono evidenziati in questi mesi, sulla stampa locale, sul social network che va per la maggiore e perfino in consiglio comunale, sono l'evidenza dello stato in cui vive la politica anastasiana, che è di denigrazione, dequalificazione e disconoscimento dell'avversario e delle parti. Va solo registrato che il giorno 1 di ottobre via Dante Alighieri è stata riconsegnata al traffico veicolare e che il completamento della messa in opera del manto di asfalto verrà messo in essere quanto prima. Il resto sono state parole, tempo ed energie che si potevano rivolgere ad altri argomenti che non rientrassero, come la questione oggetto di tante discussioni, nell'ordinaria amministrazione. Stamattina siamo su via Dante Alighieri a certificare che l'impegno preso nel Consiglio Comunale del 28 settembre sia stato mantenuto. E infatti dall'immagine che vedete sul video vedete che la gente cammina sulla strada, è percorribile dopo 10 mesi di impegno costante per la riapertura della strada. Siamo riusciti ad ottenere un importante risultato sia per l'amministrazione Esposito sia per la comunità anastasiana. Dopo esserci interfacciati con il presidente della Gori, l'ingegner Maurizio Bruno, a cui vanno i nostri ringraziamenti per l'impegno profuso sulla riapertura dell'asse viario, ci saremmo aspettati di aver trovato qui stamattina il consigliere Casagrande insieme alla sua banda per festeggiare l'apertura della strada. A questo proposito il presidente del circolo della sezione di Sant'Anastasia, l'ingegner Mario Merone, aveva comprato anche un pacco di dolci per festeggiare l'apertura dell'asse viario.